Appalti truccati in Calabria, arrestato il sindaco di Aieta in provincia di Cosenza per concussione e turbativa d'asta. È accusato di aver agevolato per anni le cooperative della moglie finita ai domiciliari. Riccardo Giacoia. Erano affari di famiglia per il sindaco di Aieta, Gennaro Marsiglia, cinquantenne commercialista, eletto con una lista civica di centrosinistra nel paesino alle porte della Basilicata. Per quasi 10 anni i bandi di molti comuni della zona se li ha aggiudicati la Artemisia, la cooperativa della moglie, Chiara Benvenuto. Lui è in carcere, lei ai domiciliari, manette anche per un altro imprenditore, amico Andrea Biondi. Anche la sua azienda per la procura si aggiudicava gare che il sindaco avrebbe cucito su misura. Non solo, da amministratore pubblico Marsiglia costruiva i bandi e il giorno dopo diventava il commercialista della società che si accaparrava l'appalto. Pochi giorni fa, in una diretta al telegiornale regionale, parlava così del buon utilizzo dei finanziamenti pubblici. La battaglia che stiamo conducendo come borghi più belli d'Italia è quella di premiare le eccellenze e far sì che ci siano effettivi progetti di valorizzazione. Hanno spulciato le carte di decine di gare d'appalto, dalla raccolta dei rifiuti alle mense scolastiche, i militari della Guardia di Finanza, tutte quelle tra il 2009 e il 2018, e a vincere erano sempre le stesse ditte. L'ennesima indagine che dimostra l'asservimento delle funzioni pubbliche ad interessi e ad arricchimenti privati.